Ciao a tutte ragazze, questa è una richiesta che mi è stata fatta da una ragazza. Voleva sapere come faccio io lo chignon. Allora, premetto subito che io do solo consigli, non sono una parrucchiera, fortunatamente, mi piacerebbe molto. E insomma, seguo solo consigli della nonna, diciamo, per fare lo chignon. Allora, iniziamo subito. Prima di tutto serve una coda abbastanza alta, come questa. La coda, se hai i capelli lisci non c'è problema, te la puoi fare direttamente così. Se hai i capelli un po' mossi e ti tendono a stare gonfi, buttati a testa in giù, così, e ti prendi i capelli formandoti la coda più alta possibile. Sai perché? Ti vengono a creare, purtroppo, queste montagne dietro, che non sono belle da vedere. Io purtroppo l'ho fatta un po' così la coda per farti vedere, ma con la spazzola tirati su bene. E poi se ti vengono è chiaro che ci sono sempre le nostre amiche mollette, porcine, qualunque cosa ti tratti. Meglio se sono porcine così, che meno si vedono meglio. Allora, ti faccio vedere come faccio io lo chignon. Prendo la coda. Non si vede bene, forse sì. Prendo la coda e la rotolo su testa, e con le forcine la fermo. Inizio a starci, è meglio sempre due o tre di forcine, più lunghi sono i capelli meglio è. Qua, però non so se riuscite a vedere. Questo non è proprio lo chignon elegante, però va bene perché altro per tenere i capelli. Se volete qualcosa un po' di più sofisticato, oppure avete paura che lo chignon vi si sfaccia, perché magari una cerimonia tutto il giorno ti muovi di qua e là, potete comprare delle retine. Le conoscete sicuramente, sono retine per capelli, per fermare lo chignon del colore dei vostri capelli. Costano 50 centesimi, non è un prezzo esagerato. Quindi ve le mettete con due fermate, diciamo, e niente, siete sicuri che il vostro chignon sia un po' più elegante e allo stesso tempo vi stia bene intatto, diciamo. Poi è ovvio che potete passare i capelli con un po' di gel, esattamente anche lo chignon, mentre lo rigirate su se stesso, come ho fatto io prima, o cera o gel mentre girate. Così, poi ovvio, una passata di lacca e siete a posto. E spero soprattutto alla ragazza che sia piaciuto, se c'è qualche critica, commento, mi raccomando, commentini. Ciao ragazze!